Una delle questioni affrontate da Galileo Galilei, che segnano il superamento delle credenze della fisica antica e medievale, è il moto dei proiettili. Come spiegare il moto di una freccia che viene scoccata dall'arco e che continua a muoversi, percorrendo una grande distanza, nonostante lo strumento del suo lancio sia ormai lontano e la freccia non sia più spinta da nessuna forza? Aristotele lo spiegava immaginando che dietro la freccia l'aria formasse dei vortici che continuassero a spingerla. I fisici medievali, invece, individuavano la causa di questo fenomeno in un impetus che impregnava la freccia di una virtù che gli consentiva di continuare a muoversi senza contatto con l'origine del moto. Il primo nucleo di questa teoria, che anticipa la nozione di inerzia, si può trovare nel pensiero greco, ma il suo sviluppo si deve a Giovanni Buridano e Nicola Oresme nel XIV secolo. Al tempo di Galileo, con la crescente importanza dell'artiglieria nell'esercito, si trattava di spiegare il moto non più delle frecce, ma delle palle di cannone. Lo scienziato pisano si accorse per primo che il moto di un proiettile è una parabola data dalla composizione di due moti. Uno dovuto alla forza peso, che tende a farlo cadere verso il basso, e l'altro dovuto alla sua inerzia, ossia al moto che avrebbe in assenza di peso, che sarebbe un moto rettilineo uniforme. Ma per arrivare alla formulazione di questi principi, cosa avrà fatto Galileo? Si sarà basato sulle teorie riportate nei libri, sulle spiegazioni di Aristotele, in una parola sul mondo di carta, o avrà operato diversamente? Cerchiamo di capirlo insieme guardando questo video realizzato dagli studenti della Facoltà di Fisica dell'Università di Padova.